Cari amici di GRP, a tutti voi ben ritrovati e benvenuti ad un nuovo appuntamento in nostra compagnia. Quest'oggi parliamo di un vento innovatore che parte ancora una volta dal quartiere di San Salvario e che mira ad espandersi in tutta la città. Il progetto si chiama San Salvario Sostenibile per il momento. Ne parliamo con Federica Borio. Buonasera Federica. Buonasera Margherita. E come abbiamo detto, diventerà presto Torino Sostenibilità. Quindi San Salvario fa scuola, come abbiamo detto, e va avanti. Che cos'è questo progetto, Federica? San Salvario Sostenibile, appunto, è un progetto in fase sperimentale, nato a novembre del 2011. Quindi proprio da 3 mesi. Sì, da 3 mesi per la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio della città di Torino. Questa parola subito, io ti fermo Federica perché voglio approfondirla. Quante volte si parla di sviluppo sostenibile, ci vuoi aiutare a capire che cosa si intende, benedetto sviluppo sostenibile? Certo. Sì, è una parola molto utilizzata, ha un significato molto ampio d'altra parte. In particolare quando parliamo di una società, di un territorio, lo sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che per gli interessi delle generazioni che al momento ci vivono e ci abitano non venga a nuocere le generazioni Ah, future. mi piace. Quindi nel particolare di San Salvario parliamo di un quartiere che si è molto sviluppato, ha accolto molte attività commerciali, quindi è diventato un quartiere di vita notturna e nell'idea di svilupparsi ulteriormente bisogna tenere però presente le esigenze di chi al momento ci vive, deve dormire, deve trovare un quartiere ancora Questo è abitabile. molto interessante perché quante volte si sente dei residenti che si lamentano dei locali notturni oppure delle troppe macchine, della mancanza di parcheggi, della sosta selvaggia. Perché? Perché un quartiere che storicamente era tranquillo, anche un po' buio e malfamato, adesso è esploso, è diventato il centro, anche se vogliamo, culturale della nostra città. Ci sono i locali, ci sono i giovani, c'è la movida e i residenti forse rimpiangono quando c'erano magari dei brutti ceffi per strada. Non è possibile, devono amare questi ragazzi che vengono per il Sì, per quartiere. assurdo appunto le lamentele ovviamente sono di questo genere, ovviamente c'è la consapevolezza da parte forse anche dei nuovi residenti di quanto San Salvario sia stata valorizzata anche dalle nuove attività commerciali e di come sia ormai un posto sicuro, piacevole, vivo, culturalmente vivo, come dicevi appunto tu, dove ci sono eventi artistici, molte gallerie d'arte, insomma Un bel un nuovo posto. quartiere. Nonostante questo, esiste proprio un movimento per la protezione di San Salvario che combatte assiduamente per la chiusura di alcuni locali. Facciamolo questi nomi perché li conosciamo, sono usciti sui giornali un sacco di volte, si parla del Biberon, Sì, che è una poi cosa ci un po' più sono altri storica. locali. L'ultimo aperto è La La Storia, che ha storia. avuto molte critiche. Sì, perché sono bei posti frequentati da bravi ragazzi, però insomma festeggiano, fanno rumore, è per i residenti che non sono abituati. Bisogna poi dire che questi nuovi locali sembrano un po' dei bunker, no? Proprio per evitare di fare troppo rumore, è vero Federica? Sono super Sì, corazzati, e appunto insonorizzati. devo dire che un locale come La Storia, per esempio, che partecipa al progetto San Salvario Sostenibile, si definisce un locale sostenibile proprio perché fa attenzione in realtà a limitare il rumore al di fuori del Quindi locale. il vero lato innovativo di questo progetto, che è un'associazione anche, no? Però chiamiamolo progetto, è nato, correggimi se sbaglio, dai commercianti un po', no? Dai residenti, ma anche dai commercianti Sì. che cercano di prevenire le lamentele, Sì, no? diciamo che appunto l'idea di per sé è nata da una serie di associazioni attive sul territorio di San Salvario e i protagonisti del progetto sono proprio i cittadini, i residenti e i commercianti stessi. C'è un logo, vediamo se dalla regia poi ce lo fanno vedere. Un logo che Federica, però non c'è scritto San Salvario Sostenibile, è scritto Torino Sostenibilità. Come mai?
perché il progetto appunto nato in San Salvario diventerà a breve Torino Sostenibilità, ampliandosi. Esatto, è stato proprio il Comune di Torino a chiederci di portarlo anche al centro. Al momento stiamo iniziando ad attivare delle attività commerciali in centro. Circoscrizione 1 centro, no? Esatto, e piano piano intendiamo andare oltre, insomma. Espandersi. Quindi questo è il cambio del nome, il cambio del sito. Ecco. Abbiamo visto una girandola, perché questo è il logo? La girandola, diciamo, dà un po' l'idea dell'energia pulita, no? Quindi è stato scelto per questo. Ah, giusto, colorata, i colori, eccetera. Poi gira, così come gira il quartiere, girano i torinesi per la città. Esatto. Abbiamo detto una piccolissima parte di questo progetto. Il progetto, lo ricordiamo, per ora si chiama San Salvario Sostenibile, c'è un sito che poi ci faranno anche vedere dalla regia, lo so, sansalvariosostenibile.it, ma diventerà poi Torino Sostenibilità, ecco il sito, ecco, quindi questo è quanto sta accadendo. Ma sul sito che cosa succede, Federica? C'è una community vera e propria, sì, che sta nascendo. Esatto, l'idea proprio quella è quella di aggregare le persone, quindi il sito funziona appunto da aggregatore. Da una parte i cittadini che frequentano il quartiere, la città di Torino, aderiscono, ricevono una tessera che... Ah, questo mi piace, quindi vado lì, mi iscrivo al sito. Ti iscrivi al sito, ti registri, registro. Diventi sostenibile, quindi devi essere comunque una persona attenta a queste tematiche, e dopodiché ricevi una tessera che ti dà diritto degli sconti del 10% se sei un residente, del 5% se non sei residente, nelle attività commerciali che hanno aderito. Quante attività hanno aderito? Adesso siamo sulla trentina, un po' più di 30, in San Salvario. Ok, e c'è poi un circolo virtuoso, no, che si innesca, perché i commercianti si comportano bene, gli utenti del sito e anche quelli che hanno fatto click sulla pagina mi piace, vero, di San Salvario Sostenibile, commentano poi quello che fanno i negozianti, i commercianti, quindi si fanno poi pubblicità. Sì, assolutamente, appunto l'idea è proprio quella di dare visibilità a chi, a quelle attività commerciali che si comportano in maniera sostenibile. Quindi abbiamo detto, per ora fare silenzio, questo è il primo aspetto della sostenibilità, rispettare i residenti, rispettare il territorio, quindi non litigare sempre come capita, secchiate d'acqua giù dalle finestre, no. Rispettarsi e andare d'accordo, ma non si conclude tutto qua, ci saranno tanti altri comportamenti sostenibili. Sì, certo. In realtà appunto le azioni sostenibili che le attività commerciali sottoscrivono quando si iscrivono a questo progetto sono di vario tipo, c'è una sostenibilità ambientale, no? Quindi la raccolta differenziata, il riciclo, sì, l'utilizzo di lampadine a basso consumo, sì, insomma una serie prodotti a chilometro zero, una serie, certo, di principi di questo genere. Dall'altra parte una sostenibilità più sociale invece, quindi per esempio assumere delle persone residenti in San Salvario, fare degli sconti per gli anziani, coinvolgere, partecipare a dei progetti di valorizzazione del quartiere, di cooperatissima per esempio, dare i propri spazi per delle mostre, per delle manifestazioni culturali, insomma una serie di attività sul territorio. E io posso anche dire chi si comporta da insostenibile? Posso andare a... Puoi sgridare. Puoi andare lì e dare il tuo giudizio, proprio per questo sito esiste, e tra l'altro a breve saranno anche attive delle applicazioni per smartphone. Ah, ok. Che avranno appunto questa funzionalità. Quindi subito funzionalità. Sul cellulare vado, esatto, commento, voto, una volta che scrivo, sei nel locale puoi dare il tuo voto, e d'altra parte più sei attivo sul sito più guadagni tu stesso dei punti per dei premi in ambito di sostenibilità. Quindi sarà, vedremo questa cosa che ha solo 3 mesi di vita, ma da San Salvario si sta spostando a tutta la città, e c'è proprio un tavolo istituzionale recentissimo di qualche settimana fa e proprio ha messo insieme la circoscrizione 8, vero Federica? Sì. E poi l'assessorato al commercio. Al commercio, l'associazione dei cittadini e alcuni rappresentanti dei locali di San Salvario. Quindi abbiamo visto che ci vuole poco, fare rete, quello che si dice sempre ultimamente, no? Mancano i soldi ma le idee non mancano, quindi basta fare rete, unirsi. Ma che locali sono? Sono solo locali notturni o ci sono anche ristoranti, ciabattini, non lo so? No, è un misto ovviamente.
ci sono dei locali appunto di ristoranti, locali invece più per bere alla sera, Club. Degli hotel, Hotel. Abbiamo dei negozi, un negozio che fa lampade, dei negozi per bambini, delle gallerie d'arte, un parrucchiere, Un insomma parrucchiere. abbiamo una serie di attività e Va stiamo cercando un po' di bene, ampliarla. va bene. Va bene, va bene. Allora, ancora una volta il sito sansalvariosostenibile.it è il sito, il progetto diventerà a breve Torino Sostenibilità. Esatto. Quindi assolutamente seguiamolo e vediamo che cosa succederà, soprattutto se altri quartieri della città riusciranno ad applicare questa stessa forma di cooperazione di rete. Grazie mille Federica Borio per esserci venuta a Grazie. trovare, per esserci venuta a raccontare cosa succede in città, nei quartieri della nostra città. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.